Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare la prima partita e di conseguenza anche appunto, dato che per ora sta la serie andando avanti così, il mese di novembre. Detto questo, iniziamo la partita. Come vedete, giochiamo in casa contro il Cardiff e guardiamo un po' come siamo messi a livello fisico, via. Metterei questa qua, la seconda maglia. Ok, ci siamo alla stragrande. Col fatto che giochiamo in casa, direi comunque di magari fare tra virgolette un po' di turnover, ovvero di mettere Czerny al posto di Ricci e Aarons al posto di Atsu. Detto questo, iniziamo. Che certamente avrà dato morale. Iniziamo la partita, anzi, la iniziano loro. Vai che lescione! Dio buono, va bene, dai. Colpisce di testa. Amartei, Dio buono di testa, di quanto è uscita io. Vai Tielemans, proviamo dalla distanza. Ecco, non è stato un tiraccio, troppo alto. Però direi se beccava la porta e portare difficilmente la poteva prendere, perché c'era anche parecchia potenza. Vai che lescione, buttala dentro. Maremma cane, la tira sempre più verso il portiere. Mitrovic, dai, difensore davanti. Maremma cane, ma cos'è, va bene, allora, continuiamo. 78 tiri in porta, D'Amora. A Marte, no, vabbè, questa è semplicissima. Finisce così il primo tempo, 0-0, però è bugiardo il risultato, perché dovevamo essere in vantaggio noi alla stragrande, almeno di un gol. Vabbè, iniziamo il secondo e speriamo che le cose possano cambiare. Grande giocata. Vai! Eccolo lì! Calegianaccio finalmente, la sblocca lui all'80esimo, con un po' di fortuna, ma era l'ora. Ora è vero che nel secondo tempo non ci sono state vere e proprie occasioni, è la prima volta che arriviamo in porta così, diciamo in maniera offensiva, aggressiva, come dovevi fare, concreta. Però era l'ora, giusto? Sì, finalmente 1-0, la sblocca Calegione. Cambio, ora voglio fare un cambio, non ho fatto nulla perché ero teso. Però, come vedete, i giocatori cominciano ad essere stanchini. Quindi Odegaard, Perez al posto di Calegione e boh, mettiamo Ricci al posto di Czerny, così per fare un po', farlo un po' respirare, via. E andiamo, finisce così, 1-0. Alla fine comunque i sostituti no, non sono entrati, perché da quando ho messo, diciamo, in pausa per fare il cambio, non è, il gioco non si è più interrotto. Insomma, dicevo, bene così. 3 punti, diciamo, meritati, anche se, ripeto, effettivamente nel secondo tempo siamo stati molto più meno pericolosi, anzi siamo stati meno pericolosi del primo. Però alla fine l'importante è portare a casa 3 punti. È comunque un risultato bugiardo, perché se si fa vedere tutte le occasioni, non so se ne avete visto anche le statistiche, 12 tiri a 2 e aver vinto solamente 1-0 è un po' bugiardo il risultato, però va bene così, meglio di pareggiare, ecco, per come si stanno mettendo le osi. Insomma, procediamo alla prossima partita. Comunque, come vedete, siamo entrati nel bel mezzo della zona playoff, siamo quinti, bene così. Seconda partita, giochiamo fuori casa contro Leeds, che fra l'altro, fatemi vedere una cosina, ok, sono a metà classifica, anche se ripeto che, come già disse nei precedenti video, la classifica conta relativamente poco. Anzi, conta relativamente, che altro, più che poco. E niente, iniziamo subito la partita. Vai così, tanto loro sono bianchi. Allora, i giocatori hanno riposato perché c'è stato, a quanto pare, discorso nazionale, quindi credo che nella mia squadra ce ne vanno veramente pochi punti. Vai, giochiamo così. Il Newcastle, ancora l'avversario, hanno via la partita, battono e dai, ci siamo. Bella roba, vai Calegione, vai. Vai Calegione, mettila dentro. Eccolo lì, ancora una volta. La sblocca Calegione. Iheanacho 1-0. Come il suo solito, va, si accentra e di sinistra la piazza. E andiamo, 1-0. Mamma mia, boia, è tirata una bomba di testa, però è inefficace, peccato.
di testa per il compagno. Vai Mitrovic, sta roba tua, maledetta la miseria. L'hai stoppata male, però te la sei allungata troppo. Finisce così il primo tempo, 1-0. Diciamo che in totale comunque sono state poche occasioni, fatti come vedete dai tiri, ne sono fatti due, fra i quali quello che ci ha portato al gol, loro 0, quindi diciamo che non è una partita entusiasmante, però diciamo che può essere giusto così il risultato, ecco. Vabbè, sicuramente meglio sì per noi. Via, iniziamo il secondo tempo, cerchiamo di mantenere il vantaggio, addirittura se ci riesci di allungarlo, speriamo. Bella roba, vai che Lescione butta là dentro, c'è stato il difensore davanti, l'ha deviata di... Cambio. Allora, stavolta si fanno prima cambi, dato che per ora sembrerebbe che la partita ce lo permetta di fare di far ciò. Allora, metterei, farei così. Vai, vai così, vai. Attenzione Tielemans, da qui, proviamo. Ah, brutto però, mamma mia, meno male angolo. Boh, tira! No, no, ma davvero, ma perché non si butta dentro? Vai Kalishone, prova te di B. Sì, buona. Vai Mitrovic, dai. Mamma mia, oh, è la prima volta che vengono in porta. All'89esimo, anzi quasi 90esimo, e manca appena fanno gol. Però non è ancora finita perché è angolo, eh? Attenzione, bimbi. No, 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 via, 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 via. Non ci credo, non ci voglio credere. Mamma mia, pensavo facesse il suo gol. Dai, però non si può tutte le volte arrivare al 90esimo e partire così, eh. Boia, finalmente, guarda, meno male è finita. Come mi sono cato addosso, ho detto, sta a vedere. Ci dà autogoccia, la butta dentro. Come fece tempi ta in qualche video fa. Non mi ricordo se quello prima o quello precedente ancora. Meno male è andata così. Un'altra vittoria. Però lo vedi cosa succede a non chiudere la partita. Guardate, gli ultimi due tiri l'hanno fatta alla fine. Questo è vero, come vedete dalle statistiche. Boh, bisogna chiudere la prima. Che cazzo ne è. È vero che sono io Gio, ma a volte sembra che sbagliano apposta davanti porta. Comunque, procediamo, andiamo alla terza partita. Ragazzi, purtroppo, tra virgolette, il mese di novembre si conclude così, con questa partita qua. Ce ne sono state solamente tre, fate vedere dicembre, a dicembre ce ne è 78, e niente, quindi va così. Mi dispiace che comunque ci siano solamente tre partite, certo cazzo, potevamo gestire meglio, guardate, qui tre, di va quante ce ne sono? 5. No, cazzo, 6, qua 5, qualcuno ha sbagliato a contare. Quindi niente, vabbè, andiamo a fare l'ultima partita, giochiamo contro Blackburn e guardiamo un po'. Allora, per la maglia va bene così. Sì, vai, che loro uguale. Formazione no, voglio fare calcolo e cambio. Quando giocano in casa vorrei, a meno che non sia un partitone, a regola contro il Blackburn non dovrebbe esserlo, cioè una partita tranquilla, o quasi. Fare un po' di, diciamo, turnover. Quindi mettiamo Cerny al posto di Ricci, Irons al posto di Atsu e Odegaard al posto di Tielemans. Vai così. Vai Odegaard. Mamma mia che tiro di! Questa è l'idea, solo è mancino, eh! Bella roba Odegaard, bella roba davvero! Ah, tiraccio, schiacciato troppo. Mamma mia, bravo Donnarumma. Chi si è fatto male? Io si è fatto male ta. No, ta no, Tio buono di. Mettiamo lui. Mamma mia, ancora una volta Donnarumma ci mette le manone. Attenzione! Mamma mia, 1-0 Blackburn. Oh, Menad, questo qui è il classico karma sul discorso che ho fatto prima. Quando ho detto no, dovrebbe essere una partita tranquilla. Fatto, quella va. Non ce ne sono partite tranquille, nemmeno se si giocasse contro l'ultima squadra più scarsa del mondo. Finisce la zona del primo tempo. Può essere piuttosto, diciamo, meritato il vantaggio del Blackburn Rovers. Non in maniera clamorosa, però sicuramente hanno fatto un po' più loro di noi. Insomma, iniziamo il secondo tempo e cerchiamo di ribaltare la situazione, se possibile. Vai!
Vai, vai, vai! Eccolo lì! Boh, che culo, bimbi, che troiai hanno fatto lì. Clamoroso suo gol da parte del Blackburn. Meno male, bene per noi, insomma. Il risultato torna solo 1-1. Cambio, allora. Direi di togliere Odegaard, che ne vuole più. Di mettere Tielemans, di mettere Rich al posto di Cerny e Atsu al posto di Irons. Ce la facciamo, vai. No, no, è vero. Me l'ero scordato. Era uscito Tap per lasciare l'espo che si è rotto. Va bene, andiamo avanti così. No, maledetta la miseria di... Finisce così, 1-1. E io fossi stato il Blackburn, avrei avuto il giro mentre i coglioni. Perché, cazzo, ho pareggiato perché ho fatto due gol. Farebbe girare parecchio le scatole. Perché come vedete dalle statistiche, forse il risultato sembrerebbe quello più giusto. Però io posso garantire che noi meritavamo di perdere. Perché a parte quell'occasione lì, siamo andati veramente, effettivamente, una volta sola in porta a livello di tiri, come vedete dalle statistiche. Quindi diciamo che tutto sommato andiamo a casa col sorriso per come si erano messe le cose. Allora, tasto è sbriciato per 4 settimane. Boia, distorsione a caviglia. Allora, poi fatemi vedere anche la classifica. Allora, bene perché siamo terzi. Male perché, cazzo, sono tanti, cioè 7 punti dalla seconda, che è il Birmingham City. Addirittura per ora 7 punti anche dalla prima. Però come vedete la prima ha una partita in meno, e quindi potrebbe benissimo andare a 44 e i punti potrebbero diventare 10, che non sono pochi. Comunque voglio vedere un'altra cosa. Eccolo qua. Cioè mi sto rendendo conto che io faccio veramente molta più fatica contro le ultime. Cazzo, Blackburn sono terzultimi, erano 11 punti. Patito. Contro il Brentford, per chi ha visto, perché avesse visto il video dell'altra volta, uguale, si è patito uno sbotto. Comunque, intanto avviamoci alla giornata successiva. Poi eventualmente arriveremo alle conclusioni. Eccoci qua, finito il mese di novembre, inizia quello di dicembre. Dobbiamo giocare contro il Nottingham Forest laggiù. E niente, quindi diciamo che il prossimo mese inizierà così. Come ho già detto, mi dispiace, anche se non è colpa mia, che questo video duri poco. Il prossimo era la Busi, perché dura il doppio in teoria, perché ci sono il doppio di partite, cioè dovremmo fare 6 partite anziché 3 come l'abbiamo fatto in questo video qua. E niente, non c'è da di altro. È una cosa strana. Se nel caso, se mi riapiterà, cercherò di organizzare meglio la cosa. Comunque ormai siamo qua e arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Però prima di arrivare alle conclusioni facciamo un resoconto generale di come sono andate le partite e di come siamo messi adesso. Perché per quanto riguarda la classifica, come vedete, l'Aston Villa ci ha superato di un punto. Però ha giocato una volta in più. C'è una partita in più. Tra l'altro il Norwich, come vi dicevo prima, sul se vince bla bla bla, ha vinto, è andato a 44. E invece, parlando del resoconto generale, direi che questo video è andato abbastanza bene. Non benissimo, perché alla fine abbiamo pareggiato anziché vinto. Però possiamo andare a casa soddisfatti, dato che questa repartita ci ha permesso di essere nel pieno dei playoff, della zona playoff. Comunque, invece, come sempre, arrivare alle vere e proprie conclusioni. In primis vi ringrazio per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua e anche gli altri. Via, vi aspetto al prossimo video. Iniziamo dicembre. Ciao!